Allora c'è la griglia, cosa succede nella griglia? Se io sono un omino che sta sotto la griglia c'è questo canale che si chiama trappola, mi casca in testa la portata e io la raccolgo. Adesso vado molto veloce, solo perché abbiate un'idea che esiste anche questa cosa qua, se non mi prendo un'altra ora, non è così di dettaglio, non voglio. All'esame non ve la chiedo, voi sapete che c'è se vi interessasse in futuro. Però alcune cose vi devo dire. No, la trappola com'è fatta? È fatta così. Solitamente la trappola ha una pendenza elevata. Pendenza elevata in questo caso vuol dire del qualche ordine per cento, del 5%. C'è una soglia a stramazzo sulla destra, quella che vedete sopra è la griglia che mi fa cadere l'acqua. Di solito metto una paratoia a battente. Se non ci fosse la soglia a stramasso sulla destra, l'acqua che cade giù, a che tipo di moto sarebbe soggetta? Sarebbe in corrente critica, o in corrente, cioè in corrente supercritica e in corrente subcritica. Qua vale la risposta ingegneristica, dipende da quale portata mi cade. Generalmente comunque sarà nelle condizioni che vado ad analizzare, sarebbe supercritica. Però io ci metto una soglia davanti, la blocco e quindi quel profilo che voi vedete disegnato in realtà è un profilo di corrente lenta, di corrente subcritica. Perché c'è la soglia che blocca il flusso. Quindi anche qui una parte attiva. Si tratterà poi di calcolare quanta acqua mi esce da lì. Allora anche qua, che equazione, il primo problema è per calcolare l'acqua che mi esce da lì, che equazione uso? Ma non posso usare l'equazione di conservazione dell'energia, però in questo caso posso usare l'equazione di conservazione della quantità di moto. L'equazione della quantità di moto, cavolo, è simile all'equazione dei profili di prima? C'è una differenza, vediamo se qualcuno di voi ha una memoria fotografica. Ma secondo me no, alle 2 alle 3 del pomeriggio, la memoria fotografica no. C'è un 2 di differenza. Sono l'equazione esattamente uguale a quella di prima. Cioè l'equazione della quantità dei profili legata alla quantità di moto è un 2. C'è un'altra differenza sostanziale, mentre prima perdevamo portata, qui la acquisiamo la portata, quindi il Q su DX in questo caso è positivo, sarà un Q0 che è quello di progetto. Se io per esempio ho 2 metri cubi al secondo distribuiti su una griglia di 10 metri, sarà il Q0 sarà 2 diviso 10, 0,2 metri cubi per metro. Quel Q0. Per Q0 però è anche questi 2 metri cubi sono anche la somma della portata di progetto e del flusso minimo vitale che poi devo rilasciare sotto. Diviso B. Di nuovo, questa equazione la possiamo risolvere come prima? No, non la possiamo risolvere come prima, cavolo, perché non possiamo fare l'ipotesi di De Marti, cioè che con F è uguale a J. Inoltre anche il Q su DX è diverso, quindi qui la soluzione è del tutto diversa. La devo calcolare con un metodo iterativo. Per esempio, un metodo alle differenze finite. Differenze finite? Magari sì, perché lo fate, questo lo fate anche magari in strutture, usate dei metodi ai volumi finiti, alle differenze finite o agli elementi finiti, che è una roba ancora diversa, no?
Ok, quindi in questo caso l'equazione andrebbe integrata con un metodo esplicito che poi io qui mi sono anche sbizzarrito a scrivere, un metodo molto semplificato questo, ma il problema non è particolarmente, la dinamica non è particolarmente complessa. Ok, qua ci sono tutte le equazioni. Certo che poi devo capire esattamente che cosa sta succedendo. Allora, questa è l'equazione, abbiamo detto che è simile a quella di prima, e prima avevamo detto che il denominatore qui si annulla quando il numero di Froude è uguale a 1. Ora osservate cosa vi ho disegnato. Vi ho disegnato una trappola in cui si passa sopra il battente di la soglia stramazzo in corrente critica. Quindi in quel punto lì l'equazione del profilo che appena disegnato non va bene, non può funzionare bene. In realtà l'unico vincolo che io ho qua è che mi passano i 2 metri qui al secondo di progetto. Ok? Quindi questo battente critico sarà poi disegnato in modo tale da farmi passare i 2 metri cubi di progetto. Questa altezza di soglia la stabilisco io quanto è alta. Quindi poi qui dovrei calcolarmi, le condizioni sono di moto lento, quindi in questo tipo di problemi si deve partire da valle e integrare verso monte. Il problema dell'integrazione, perché devo comunque integrarmi in profilo verso monte? Lo devo integrare perché non voglio che la mia superficie libera mi parzializzi la griglia sopra. Se qui ho troppo tirante, per esempio intercetto la griglia qui sopra e su questa parte del mio sistema non va dentro niente, quindi non mi cadono i 2 metri cubi al secondo che io desideravo. Il sistema mi funziona in tutto un modo diverso. Quindi devo poi integrare l'equazione da una certa posizione, diciamo qui a monte, per far sì che di non intercettare la griglia successiva. Questo è il tipo di problema che ho. Non posso partire l'integrazione da qua, perché qui il numero di Froude è uguale a 1, tra qui e qui applico la conservazione dell'energia per calcolarmi il livello H1 e poi partire con l'integrazione. Noi non la facciamo nel dettaglio, sto spiegando gli elementi generali. C'è un altro problema che succede qua, che è, eccola qua, paratoia battente. Cosa succede? Finora ho ragionato nelle condizioni di progetto, adesso mi astrago un po' e dico vabbè, ma non ho solo le condizioni di progetto, nelle condizioni iniziali avevo messo che su quel fiume mi passano anche 100 metri cubi al secondo, no? 2 metri cubi al secondo, 50 volte tanto. Cosa succede quando mi passano 100 metri cubi al secondo sopra la griglia? Beh, cade tanta più acqua e in particolare tutta la griglia è riempita, cioè questa parte che qui nelle condizioni che sono mostrate qui contiene aria, qui è piena di acqua. Anche in queste condizioni io voglio che qui mi passino solo 2 metri cubi al secondo. E come faccio? Metto una paratoia che posso magari anche regolare per calcolare, per fare in modo che mi passino sicuramente solo 2 metri cubi al secondo. Come vedete il problema non lo stiamo risolvendo in dettaglio, ha una sua certa complessità. E questi sono, qui ci sono anche fatti i calcoli, non ve li chiedo, ma ok. Come faccio per far uscire il flusso minimo vitale? Faccio di nuovo un buco quadrato. Come va fuori l'acqua dal buco quadrato?
come l'ho citato Vicendiana, vado a vedere le tabelle di fotonomia, se faccio il buco quadrato il coefficiente davanti avrà un valore, se lo faccio fondo ne avrà un altro, però quella lì è, e quindi sono in grado anche di calcolarmi questo problema. Ma di nuovo volevo dirvi appunto che questo, in questa parte volevo solo darvi un'infarinatura generale per farvi vedere qual è la complessità del problema. Adesso facciamo 5 minuti di pausa e poi invece affronto un'altra parte del problema che non è esattamente funzionale.